Buonasera, iniziamo questa seduta del Consiglio Comunale, prego, 18:55, prego segretario, procedere per l'appello. Giuliano Gabriele, Auricchio Girolamo, Comunale Daniela, Gorrasi Paola, Giuliano Giuseppe, Urti Erika, Brencavito, D'Angelo Franco, Miano Rosario, Galardo Marco, Mauro Lorenza, Capuano Giuseppe, De Mattesi Giuseppe, 11 presenti, 2 assenti. Segretario, i consiglieri Galardo e Mauro hanno giustificato l'assenza. La seduta è valida, procediamo. Punto primo all'ordine del giorno, lettura e approvazione verbale, seduta del 31-5-2022. Prego, segretario. Verbali sono i seguenti. Numero 10, lettura ed approvazione verbali sedute del 23 marzo 2022. Numero 11, comunicazioni del sindaco. Numero 12, esame ed approvazione rendiconto di gestione esercizio finanziario 2021. Numero 13, nomina commissione edilizia comunale. Numero 14, nomina commissione locale per il paesaggio. Numero 15, realizzazione area verde e parcheggio al servizio del cimitero comunale. Approvazione progetto definitivo, dichiarazione di pubblica utilità ai sensi per gli effetti del comma 2 dell'articolo 10 e del comma 1 articolo 16 del DPR 327/2021. Verbale numero 16, approvazione della proposta di programma triennale lavori pubblici 2022-2024 e del programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2022-2023. Verbale numero 17, articolo 58, decreto legge 112-2008, piano delle alienazioni e valorizzazione degli acquisti di beni, chiedo scusa, valorizzazione degli immobili, triennio 2022-2024. Approvazione verbale numero 18, approvazione piano economico finanziario Tari 2022, verbale numero 19, determinazione tassa relativa al servizio Tari per l'anno 2022, verbale numero 20, determinazioni aliquote IMU anno 2022, verbale numero 21, addizionale comunale all'imposta sulle persone fisiche, approvazione aliquote per l'anno 2022, verbale numero 22, sentenza giudice di pace di Rocca d'Aspite numero 676/2021, riconoscimento legittimità debito fuori bilancio. Verbale numero 23, mozione nuovo eliporto, argomento iscritto a richiesta del gruppo consiliare Direzione Futura. Verbale numero 24, strada provinciale 11B tratto Albanella Rocca d'Aspite, determinazioni, argomento iscritto a richiesta del gruppo consiliare Direzione Futura. Chi è favorevole? Unanimità. Secondo punto, presa d'atto del piano economico finanziario PEF per la gestione del servizio integrato dei rifiuti anno 2022. Prego, vice sindaco. L'ente di ambito Salerno, con determinazione del direttore generale numero 136 dell'1-6-2022, notificata in data 1-6-2022, ha validato il piano economico finanziario per la determinazione della tariffa della Tari 2022. Si tratta solo di prendere atto di questa determinazione dell'ente di ambito. Quindi si chiede l'approvazione. Interventi? Prego, Capuano. Allora, a parte la delibera, che è veramente abbastanza incomprensibile, insomma, meno male che il vice sindaco l'ha liquidata. Pochissime parole, però veramente l'ho letta due o tre volte.
E parlando un poco della spesa di questa, sì, dei rifiuti, insomma, ci viene da chiederci una spesa ingente prima di tutto, no? Circa 1 milione di euro. Su questo 1 milione di euro chiaramente c'è una parte fissa che è legata agli stipendi, alle spese della raccolta proprio, e una parte variabile legata al conferimento della cosa. Ora ci chiediamo, vista sempre l'importo notevole della spesa, che tipo di controlli si fanno sul conferito, perché in base al conferito viene pagato, e sulle frazioni praticamente che noi potremmo avere un ristoro, quindi carta, vetro e alluminio, come vengono calcolati e soprattutto i controlli di questi calcoli, da chi vengono fatti a livello del comune? L'ufficio finanziario con l'ufficio preposto valutano le spese fatte nell'anno precedente, mettono nuove spese per manutenzione e cose varie, tenendo conto che questo è un preventivo 2022, cioè noi dobbiamo ricavare quando si presume di spendere. Quindi non c'è nessuna spesa in più, in quanto sono anni che si ripete quasi lo stesso importo, la stessa entrata con la stessa spesa. Quindi il tutto è costo-benefici. Quando si spende bisogna incassare. Noi mi sembra che... Ecco, sul quantitativo, dico, no? Se conferiamo tot tonnellate di una frazione, volevo sapere che tipo di controllo l'ente fa per accertare chiaramente che sia veritiera la cosa, chi è preposto, come vengono fatti questi controlli, eccetera. Perché lo fanno gli uffici preposti, ma il problema è un altro. Noi abbiamo portato qui una relazione fatta dall'ufficio tecnico, validata dall'ente di ambito di Salerno. E in merito a questa proposta che dovete fare, delle vostre proposte, se accettarlo o meno, ma nel merito non ci possiamo mettere. Voi nel merito dovete andare presso gli uffici preposti, verificare, chiedere le notizie e poi venire in consiglio con vostre proposte o vostri emendamenti. Ma no, non è che noi qua teniamo il computer e tiriamo fuori tutto. Noi non possiamo che tenere per buono ciò che i nostri uffici hanno fatto, anche perché l'ente di ambito ha convalidato perfettamente l'azione dei nostri uffici. No, mi riferivo a una cosa un po' particolare che è successa quest'anno. Quest'anno abbiamo avuto un mese un po' particolare, che era il mese di aprile. Per quanto riguarda il mese di aprile, abbiamo avuto 2 lunedì festivi, uno è stato il lunedì di Pasquetta e un altro il lunedì successivo, che era il 25 aprile. Come tutti sappiamo, il giorno dopo, il lunedì, se è festivo, non viene conferito la frazione praticamente del martedì, che sono secco indifferenziato. Quindi il mese di aprile è stato un mese particolare, cioè noi abbiamo conferito 2 mercoledì una certa quantità normale di rifiuti e gli ultimi 2 mercoledì no, perché abbiamo conferito l'umido. Se andiamo a vedere quando abbiamo conferito di indifferenziato nel mese di aprile, è pressoché uguale a quando abbiamo conferito gli altri mesi. Allora ci chiediamo, vista i soldi che i cittadini cacciano, se noi conferiamo il 50%, perché abbiamo conferito solo i primi 2 martedì e gli ultimi 2 martedì non conferiamo, però il totale resta lo stesso, ci viene il dubbio di dire: ma chi controlla? Chi controlla?
Perché qua parliamo di la dichiarazione di veridicità del gestore, cioè il gestore che dice quando noi portiamo, e il gestore che pesa e poi alla fine del mese dice avete conferito tot, viene tot. E allora proprio per questo si voleva chiedere qual è, come viene fatto il controllo, perché da questa, questa evidenza che c'è stata proprio nel mese per una certa peculiarità, ci viene il dubbio che magari le pesate vengono fatte in modo standard o non vengono fatte, o come vengono fatte, o vengono sbagliate. Noi non lo sappiamo questa cosa qua. Per cui magari se è impropria questa sede perché dobbiamo accettare la cosa, faremo una interrogazione ad hoc. Questo non fa parte dell'argomento, la richiesta fatta dal consigliere Capuano. In merito al conferimento ci sono giorni per calendario che capita che è festivo e non si fa il conferimento, non si fa la raccolta, ma ci sono altri giorni che si fa il doppio. Che alcuni... Quella che non si conferisce, corretto, si dice sì. Sì, quella che non si è conferita nei due mesi di aprile, ce la siamo mangiata, ah. Per cui non è andata. Ho capito. Ecco, c'è uno spazio di che... Quindi poi volevo dire una cosa, ma noi lo dobbiamo finire di fare allusione ogni volta che c'è qualcuno che abusa, qualcuno che prende, qualcuno che fa, qualcuno che... ma la dobbiamo finire. Voi la dovete finire di fare i pubblici ministeri. Dovete fare i consiglieri comunali, quello dovete fare, dovete andare al comune, vi dovete documentare cose che non fate, venite in consiglio, vorrei sapere questo, vorrei sapere quello. Qua siamo tutti consiglieri comunali, abbiamo pari diritti e competenze, quindi la dobbiamo finire, voglio sapere, andate al comune, gli uffici sono a vostra disposizione. Evitiamo di fare allusione perché sennò risponderemo per le rime. Questa è la situazione. Vabbè, non volevo stuzzicare la coda di paglia a nessuno, per carità, no, non è quello. Non ce ne sono code di paglia, però, la dovete finire. Ma come la dovete venire? Noi facciamo l'opposizione, facciamo controllo. No, controllo, voi amministrate, controllo. Solo allusione. Voi ma che allusione? Non vado in consigliere comunale. Al prossimo consiglio porto i dati e vi faccio vedere che noi nel mese di aprile... abbiamo conferito quando normalmente si conferisce in quattro mercoledì, i primi due, non gli ultimi due che si erano accumulati. Qualche spiegazione ci deve essere, no? Va benissimo. Ci sarà oggetto di prossima, gli uffici come sempre sono a disposizione della minoranza assente, questa è la situazione. Prego sindaco. No, grazie presidente, io forse che c'è da piangere, mi verrebbe da ridere. Allora, caro consigliere, oggi noi stiamo prendendo atto del PEF che è stato già approvato. Questo è chiaro. Abbiamo già approvato il documento economico e finanziario, oggi ne prendiamo atto. E vorrei dirle con franchezza e con molta serenità. Già successo. Carmine, si sente una voce metallica. Ecco. Io, per carità di Dio, voi siete liberi di fare quello che volete. È bene fatto. Però vi vorrei veramente invitare, siccome è già successo, non è un'accusa che rivolgete a noi in questo momento, quella che state facendo, che l'avete fatto sulle poste di bilancio in altre circostanze. E oggi lo fate adombrando il dubbio, che sono queste le espressioni che avete usato, sul fatto che gli uffici sono deputati al controllo delle bolle di pesatura e quant'altro,
falsificano questi dati. Io vi inviterei, uno, ad avere molto più rispetto di chi lavora presso gli uffici e lo fa con scrupolo e serietà. Due, a non, come dice il vice sindaco, ad ombrare sempre dei dubbi, soprattutto quando poi sono frutto di fantasie, e quella che voi rappresentate è una fantasia, niente di più. Avete un elemento tale, perché se fosse vero quello che lei dice, bisognerebbe andare in procura della Repubblica. Però che quello che lei ha appena affermato, forse lei non se ne rende conto, è che ci sia stata una falsificazione di questi atti di pesatura, di queste bolle cosiddette di consegna del conferito, e che quindi ci sia qualcuno che faccia atti illeciti su questa attività. Se l'avesse rivolto a me, avrei valutato l'ipotesi di una denuncia per diffamazione. Come non vado a pesare le bolle, non vado a pesare il conferito, credo che ci sia qualche funzionario preposto cui oggi voi avete rivolto delle accuse e che probabilmente farà la sua valutazione. Il PEF è approvato, quindi stasera ne prendiamo atto, quindi sul piano politico non c'è come sempre nessun argomento, perché se vi fosse un argomento sul piano politico avreste dovuto esprimere un giudizio di apprezzamento per come conferiamo e per come facciamo la raccolta a Rocca d'Aspi. Modello di riferimento, mi sentirei di dire in Regione Campania. Questo è il dato politico. Vogliamo discutere sul piano politico dei costi? Verificate qual è il costo degli altri comuni, la raccolta differenziata, e verificate la qualità del servizio della raccolta differenziata che fanno gli altri comuni rispetto al comune di Rocca d'Aspi, dove chiunque viene, questo è il dato che a me interessa sul piano politico, ci dice che è un paese pulito, una città pulita, ordinata, dove si spazza, si raccoglie porta a porta su un territorio di 64 chilometri quadrati, con 5 frazioni dislocate su questo territorio con quasi 500 chilometri di tratto percorribile che si percorre quotidianamente. A questo si aggiunge il fatto che siamo tra i comuni con le tariffe più basse. E siccome abbiamo fatto un altro consiglio, voi probabilmente non avete proprio considerato sull'ente di ambito, su qual è la prospettiva, quello che sarà, allora penso che gli interventi che dovreste fare dovrebbero avere la natura politica. Su quello che avete riferito poc'anzi, che ha riferito poc'anzi il consigliere Capuano, è l'ennesima dimostrazione di un approccio semplicistico e assolutamente inadeguato alle questioni. Stiamo parlando di spazzatura. Venite in consiglio comunale con un PEF approvato, a dirci, è validato dall'ente di ambito, e venite a dirci: ma chi va a pesare? E siccome due giorni di un mese di luglio dell'anno del Signore 2022 noi l'abbiamo conferito, che fine ha fatto questa spazzatura se abbiamo pagato quel mese la stessa cosa? Mi rendo conto che è un argomento di grande spessore politico e anche, diciamo, di discussione, e io mi sento di rispondere a questa domanda dopo aver fatto il mio intervento rispetto a quello che è il servizio di raccolta differenziata, e quei due giorni e la siamo mangiata. Non posso rispondervi diversamente. Il totale ce l'abbiamo mangiata tutto totalmente, sì, totalmente. E l'abbiamo pagata. Allora, diciamo,
ci siamo mangiati la spazzatura e poi l'abbiamo pagata. Siete contenti? L'abbiamo... Io ho finito il mio intervento, vi ringrazio e quindi mi complimento per lo spessore, mi complimento per l'intervento. Lo devo riconoscere, riconosco. Contrario? Astenuti? Due. Votare l'immediata esecutabilità. Chi è favorevole? Astenuti? Quindi come prima. Terzo voto, documento unico di programmazione DUP 2022-24, approvazione. Prego, vice sindaco. Con il decreto legislativo numero 118/2011 sono state previste nuove disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio. Il DUP costituisce il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione. Alla predisposizione di detto documento sono stati coinvolti tutti i responsabili di servizio e che lo stesso è coerente con le norme di finanza pubblica. Con deliberazione di giunta comunale numero 133 del 29 luglio 2021 è stata approvata la proposta di documento unico di programmazione 2022-2024. Con deliberazione di giunta comunale numero 128 del 9 giugno 2022 è stata approvata la proposta di aggiornamento al documento unico di programmazione 2022-2024. La proposta in esame riporta da parte del responsabile dell'area economica finanziaria il parere favorevole sia per la regolarità tecnica sia per la regolarità contabile, nonché il parere favorevole del revisore dei conti. Si chiede l'approvazione. Avanti. Seconda votazione. Chi è favorevole? Astenuto? Contrario, nessuno. Votare anche l'immediata esecutabilità. Chi è favorevole? Astenuto? Contrario come prima. Quarto voto. Bilancio di previsione per l'esercizio 2022-2024, esame ed approvazione. Prego, vice sindaco. Siamo per l'approvazione del bilancio di previsione 2022 e bilancio pluriennale 2022-2024 e relative atti allegate predisposte dall'ufficio di regioneria sulla scorta degli indirizzi forniti dall'amministrazione comunale in base al documento programmatico approvato. Documento programmatico del sindaco approvato dal Consiglio Comunale. In data 17 giugno 2022 è stato notificato a tutti i consiglieri comunali l'avviso di deposito del bilancio di previsione con i relativi allegati presso l'ufficio di segreteria. Nel termine previsto nessun emendamento è stato presentato da parte dei consiglieri comunali a tutt'oggi. L'ente ha rispettato il pareggio di bilancio e precedenti patti di stabilità. In merito al personale, l'ente ha rispettato le disposizioni di cui alla legge 296/2006. L'ente non è strutturalmente deficitario e non ha in corso contratti relativi a strumenti finanziari derivati. Le previsioni di bilancio sono coerenti con gli strumenti di programmazione e di mandato. Con il presente bilancio vengono confermate tutte le tariffe in vigore per il 2021. Inoltre sono state previste di realizzare due opere con mutui a carico della Cassa Depositi e Prestiti, via Galardi e via Flavio Gioia, e la realizzazione area verde e parcheggio a servizio del cimitero comunale.
come da piano delle opere pubbliche sono state previste in bilancio numero 14 nuovi interventi a carico del PNR, Ministero dell'Interno e Regione Campania. Si dà atto che il documento unico di programmazione è stato approvato in precedenza da questo Consiglio Comunale. Mi fermo qua. Si chiede l'approvazione. Benvenuti. Prego, consigliere Matteis. Sì, se è possibile solo alcuni chiarimenti su alcuni punti. Per esempio, la voce contributi sport e periferia, vi riferite all'anno 2020 o a quello che è stato appena fatto 2022? Ci sono altri interventi, rispondo. Ci sono varie domande, sì. Faccio tutte? Per evitare. L'altro importante, l'ho letto per quanto riguarda i giochi destinati ai diversamente abili, il contributo che avete preso, dove verranno installati? L'altra domanda è relativa praticamente alla custodia del campo, perché sono successe delle problematiche, pure il sindaco sulla sua pagina Facebook le evidenziava, ci sono stati atti di vandalismo, se conviene intensificare anche questa voce, no? Campo sportivo, se conviene intensificare questa voce per consentire che ci fossero maggiori controlli. Non l'abbiamo presentato come emendamento, lo proponiamo semplicemente per il futuro. E che cosa intendete nella voce manifestazioni e iniziative turistiche? E poi per quanto riguarda la spesa spazi ricreativi anziani, a cosa si riferisce? Grazie. Ripeto quello che ho detto prima. Questo è il Consiglio Comunale. È stato inviato a tutti i consiglieri l'avviso di deposito degli atti. Tutti i consiglieri comunali sono stati invitati a presentarsi presso gli uffici per prendere visione degli atti e domandare ai vari dirigenti le varie situazioni poste nel bilancio. Per quanto riguarda, mi viene fatta una domanda per lo sport, se è riferita al 2020 e al 2022. Ma noi diamo un cattivo esempio alla gente. Questo è il bilancio di previsione 2022. Non è un consuntivo che delibera cose del 2020. Questo è un bilancio di previsione. Diversamente abili dove saranno, se c'è una delibera, sicuramente nella delibera è stato indicato dove saranno installate. Nel parco giochi per i bambini, attualmente chiuso per la devastante situazione operata da parte di alcuni che l'hanno quasi distrutto e ci vuole una somma per avere le attrezzature, stiamo aspettando le nuove attrezzature. Per quanto riguarda il campo sportivo, non ho capito precisa la domanda. Implementare la voce di spesa per la custodia. Ma il problema è che questo è un bilancio di previsione, quindi con il passare dei mesi c'è lo spostamento o l'incremento delle spese, quindi non è che è vincolante al 100%, è un bilancio mobile. Ci sono spese che vanno ridotte perché non si effettuano e ci sono spese, capitoli di spesa che vengono aumentati. Quindi potevate fare pure qualche emendamento, qualche proposta, l'avremmo discusso in consiglio, non l'avete fatto. Non potete solo accusare. Avevate questa possibilità. Non è nessuna accusa, non è avevate questa possibilità di presentare per legge degli emendamenti e discuterli in consiglio. Non l'avete fatto, non è colpa nostra. Fermo restante che l'amministrazione è sensibile e disponibile a tutte le variazioni e le problematiche che si vanno a presentare. Manifestazioni turistiche e spazi ricreativi anziani. Se devo spiegare il motivo della domanda lo spiego pure, così sì, precisi. Per quanto riguarda il contributo con i sport e periferie, avete presentato un ricorso al TAR. Dato che non è uscita nessuna informazione a tal proposito e siccome quella graduatoria non è stata assolutamente modificata, si riferisce all'anno 2020 protocollata dal CONI a marzo scorso,
Volevamo capire, questi soldi si riferiscono a là e ancora la graduatoria non è stata aggiornata, oppure si riferisce al nuovo bando a cui avete partecipato? Non mi sembra una domanda che sia... La voce di spesa siamo intorno al 1,5 milioni. No, la voce di spesa a bilancio... 2022. Qual è la voce di spesa a carico del comune? No, non è la voce di spesa, la voce è relativa al provento che avete preso. Che prenderete? La voce di spesa è dell'anno 2022, aspetta, l'ho letto così, non mi sbaglio. La voce di spesa dice proventi dagli... Completamento, adeguamento, eliminazione delle barriere architettoniche, impianto sportivo filo marino, contributo CONI, fondo, sport e periferia. Questo. Quanto è la voce? La voce totale è 1,6 milioni. Quindi la domanda è se questo imposto l'abbiamo incassato. Questo è la... No, se l'avete incassato, è chiaro che è un bilancio di previsione. Volevo sfruttare l'occasione, visto che questa, la volta scorsa ci avete detto che al di là delle sanzioni possiamo porle delle domande, io sto ponendo una domanda e sto chiedendo una cosa relativa. La domanda è: il ricorso al TAR che avete fatto è stato vinto o è stato perso? Stop, solo per capire se è stato vinto o è stato perso. Non capivo la domanda, un limite mio. Prego, prego sindaco. Pensavo che si riferisse invece alla quota di compartecipazione a caso. No, la conosco la quota di partecipazione, circa 75.000 euro, però potrei andare. Adesso è chiaro, quindi sapere se il ricorso è stato vinto, ecco perché, per capire quella voce se si riferisce ad un ricorso vinto o a quello che è stato fatto entro il 15 giugno 2022. Noi come politica amministrativa abbiamo lo sport al centro dell'agenda, al centro della nostra agenda politica. Pronto, prova, ma sempre è una cornacchia, capito? Sì, eccoci. Allora, stavo dicendo che l'amministrazione comunale di Rocca d'Aspide, questa, la precedente e le altre precedenti, hanno sempre posto lo sport al centro dell'agenda politica. E lei dovrebbe saperlo molto bene, essendo stato assessore allo sport per 6 anni. Dunque, posto questo, diciamo, tema, che noi abbiamo una sensibilità e stiamo facendo una serie di azioni con l'attuale assessore allo sport, ma con l'amministrazione in generale, noi abbiamo fatto una serie di misure, una serie di azioni di programmazione e di progettazione sul sport importanti. Le abbiamo fatte negli anni passati e lo abbiamo continuate a fare e continueremo a farle, tant'è che abbiamo ricandidato anche per quest'anno su sport e periferie un progetto sul completamento dell'impianto che noi definiamo Centro Sportivo San Paolo, perché questo è quello che noi abbiamo l'ambizione di realizzare lì e che in parte è già stato realizzato, per creare dei campi da paddle per esempio con la progettualità di quest'anno. Sport e periferia anno 2020, noi abbiamo fatto un progetto di adeguamento e completamento di tutto l'impianto sportivo, cioè rifacimento manto erboso, impianti LED, erba di ultima generazione, ampliamento della superficie di gioco per renderla omologabile fino alla categoria della serie D, campi da paddle, sistemazione aree esterne, barriere, insomma un progetto importante che abbiamo avuto ammesso e non finanziato per 1,5 punti su 60 che non ci hanno considerato. Di qui la scelta di ricorrere al TAR perché era un'ingiustizia manifesta e perché ad esempio soltanto sulla voce efficientamento energetico
Noi avevamo la disponibilità di 15, 15 è stato dato 0, pur avendo nel progetto definitivo individuato ed indicato che si passava da una classe energetica ad un'altra, per cui rispetto al bando avevamo diritto a quello. E su questo abbiamo fatto ricorso al TAR, e il TAR ci ha dato ragione, ha obbligato il Ministero a rivalutare il progetto alla luce delle censure che avevamo mosse, tutte ritenute fondate, e il Ministero, con una nota di un rigo, ha fatto questa rivisitazione e riesame della nostra posizione confermando il punteggio. Abbiamo fatto motivi aggiunti, perché noi non ci fermiamo di fronte alle ingiustizie, e il TAR ha accolto questo ricorso, per cui oggi noi siamo stati ammessi con riserva, per cui dovranno reperire le risorse per quello. Però, fermo restando questo, noi abbiamo continuato nell'azione, ad esempio progettando con Sport e Periferie di questa annualità, ma soprattutto abbiamo fatto una progettazione importantissima da 2 milioni e mezzo di euro sulla rigenerazione urbana, e l'abbiamo fatta insieme ai comuni di Castel San Lorenzo e di Altavilla, perché voi sapete che per poter arrivare a fare una progettualità da 5 milioni di euro c'era bisogno di essere comunità riunite che superassero i 15.000 abitanti, e noi abbiamo fatto questa progettualità dove sul campo sportivo San Paolo realizzeremo qualcosa di straordinario. Vi posso assicurare che questa progettazione che abbiamo realizzato, l'ingegnere Brenga, tra l'altro il presidente, la segue anche per Comune di Castel San Lorenzo, è una progettazione che andrà sicuramente a finanziamento, per cui abbiamo tanto interesse e tanta voglia di realizzare quello che è il nostro compito, è una nostra mission. Lo facciamo con i diversamente abili, abbiamo la sensibilità rispetto agli anziani, quindi impegniamo anche risorse per fare queste cose. Questo è quello che vogliamo fare. Il campo sportivo, la spesa di custodia. Certamente le criticità ci sono state negli anni passati, perché abbiamo affidato, penso che il consigliere lo sa molto bene, quando che insomma è stata l'assessore allo sport 6 anni, quindi dovrebbe conoscerle bene queste cose. E stiamo cercando ovviamente di fare in modo che quegli errori relativi appunto alla non puntuale governo, ma poi del resto tutto può sfuggire, perché anche la custodia quotidiana non impedisce, cosa che è successo ai vandali di notte, di andare a rompere le finestre. Abbiamo dovuto fare un intervento sul piazzale antistante e sugli spogliatoi, non ricordo quando era la voce di spesa che abbiamo messo lì, ma certamente qualcosa che poi ha reso decoroso quello spazio e quindi quel luogo, perché chiaramente abbiamo l'interesse che i nostri bimbi vadano lì, facciano aggregazione, cosa che fanno. Abbiamo quest'anno nuovamente un gruppo importante di ragazzi che vengono dalle altre parti. L'altra sera sono stato a Sant'Angelo a Fasanello, una mamma in occasione di un memorial per la morte di Michele Cappello, una mamma si è avvicinata e mi ha detto: sindaco, io sono felicissima che mio figlio viene a Rocca d'Aspide, da Sant'Angelo a Fasanella, perché lì c'è un'attività, è un movimento sportivo importante, insomma un'associazione che si occupa di ragazzi, ci viene felicemente perché gli impianti sono adeguati, perché si divertono, perché si fa aggregazione. Questo è quello che facciamo, impegnando risorse quando è necessario impegnarle. Su Sport e Periferie abbiamo messo una quota di compartecipazione del 20% rispetto al progetto, quello del 2020. Lo abbiamo fatto nuovamente con i diversamente abili. È chiaro che abbiamo purtroppo un problema che ci deriva dai vandali, dagli incivili che al parchetto giochi vanno a devastare i giochi per i bimbi, e quindi abbiamo impegnato 40.000 euro, 30.000 euro per ripristinarli, perché chiaramente voi sapete molto meglio di me che quando si fanno questi interventi poi c'è bisogno di omologarli per evitare che qualche bimbo possa farsi male, e quindi c'è tutta una particolare procedura sia rispetto all'impiantistica, sia rispetto alla installazione, sia rispetto al collaudo. Quindi cose che facciamo sistematicamente, e certo purtroppo subiamo questi atti scellerati di vandali, e io l'ho censurato,
non ho trovato un like però rispetto a quel post, perché io su Facebook ci vado semplicemente per ragioni istituzionali, ma non mi sono ritrovato un post, un like, come si dice? Si dice un like, un piace, un mi piace, per dire sindaco, fatto bene a denunciare questa cosa. Tutt'altro, abbiamo subito le solite offese che quotidianamente i frenetici isterici del social purtroppo non riescono a controllare. E quindi questo facciamo. Abbiamo sbagliato a fare questo? Penso di no, penso che siamo convinti in questa linea politica di azione con lo sport. Quest'estate stanno facendo i tornei, stanno divertendosi al campo sportivo in maniera serena la sera, il forum dei giovani è impegnato, altri ragazzi stanno organizzando altri tornei, ci vanno famiglie, vanno a prendersi il fresco, c'è musica, c'è divertimento, c'è allegria. Le condizioni di una città vivibile, che è quello che è la nostra missione politica e per cui ci impegniamo quotidianamente. Sono contento e fiero di tutto il movimento sportivo e ritorno sempre contributo sport e periferie. Se abbiamo vinto facciamolo modificare, perché pure quei soldi possono ritornare utili. Non ho capito, facciamo? Facciamo quello che va fatto. Ci mancherebbe. Devono modificare quella gradatoria, quello dico. Ma la stanno facendo? Dobbiamo sollecitare, quello dico. A chi ne sollecita? A chi vi ha risposto dicendo che è stata... Ma c'è una procedura in corso, consigliere, vabbè. Prego. Ma abbiate pazienza, ma chi dobbiamo sollecitare? Ma in coppa Facebook fuso? No. Abbiate pazienza, però. Giochi destinati... Ritorno seduta, giusto per capire, no? Ritorno sul parco giochi, cerchiamo di accelerare, perché c'è la protesta di tante persone, il parco giochi, siamo città dello sport, il parco giochi, acceleriamo perché l'estate sta per finire, quello voglio dire sul parco giochi, il parco giochi acceleriamo perché l'estate sta per finire, stiamo destinando tanti soldi altrove, destiniamo... Acceleriamo la procedura, non è possibile che sistemare un parco giochi d'inverno. Custodia campo, forse 9.000 euro non bastano, quello dicevo, dobbiamo aumentare anche lì l'importo, perché l'impianto lo affidiamo e lo avremo la gestione tranquilla. Pazzi ricreativi per anziani, non ho avuto la risposta, volevo capire che cosa. È una domanda, non ho capito, se non la domanda l'ha fatta all'inizio sugli spazi ricreativi per anziani, c'è una quota destinata a spazi ricreativi per anziani che non è ben specificata, quello quindi, volevo capire a cosa si riferisse, tutto qui. Se è possibile. C'è un centro anziano, non lo dobbiamo mettere una posta per gli anziani? No, chiedo, perché non è ben specificata la voce. È una voce fitto del locale, non la dobbiamo mettere, c'è un centro anziano. Quindi immagino sia quello. Quindi è un fitto di locale? Di un locale dove c'è un centro anziano. Ok. Non va bene. La dobbiamo togliere. No, quello che penso è che sostanzialmente, visto che adesso ci sono tanti locali liberi, dobbiamo anche iniziare a pensare di distribuire le associazioni con i vari film, in modo da poter anche risparmiare su questa cosa. Ma sicuramente, ma intanto finché non abbiamo la disponibilità di spazi ce lo teniamo, ora dobbiamo chiudere il centro anziano. Assolutamente no. Allora, siamo d'accordo, no? Passiamo alla votazione, per favore. Astenuti? Contrario? Nessuno. Votiamo anche per le mani della sabbia. Che favorevole? Astenuti? Sembra buono. Astenuti? Contrario? Nessuno. Quindi come prima. Passiamo al punto di voto. Richieste di acquisizione ore comunali non gravate dalla società con via Rocchisana, compresa tra il cassone del fabbricato censito in catasto con la particella numero 103 del foglio 52 e la particella G provvedimenti. Prego, vice sindaco. Quindi c'è stata una richiesta per l'acquisizione di 13 metri quadrati. L'ufficio tecnico ha relazionato che si può cedere per un importo di 60 euro al metro quadrato, la spesa totale sarà di 780 euro. Quindi si chiede l'autorizzazione, come abbiamo già fatto per altri residui stradali, di
cedere questa, questo spezzone di via comunale che non è utilizzata, non interessa il comune di Rocca d'Ansio. È un relitto stradale. Un relitto stradale. Ci sono interventi? Passiamo a votazione. Chi è favorevole? Unanimità. Votiamo anche per l'immediata eseguibilità, quindi come prima. Siamo al sesto punto, acquisizione delle aree e siti in Rocca d'Aspi e località Fonte, censiti in catasto al foglio 27, particella 844, sub 2, sub 3, sub 4, ai sensi dell'articolo 42 bis del DPR 327 del 2001. Si tratta di un'acquisizione sanante in località Fonte, di un esproprio iniziato negli anni 90, nel 1990, per un'area di circa 1361 metri quadri da adibire a parcheggio. Nell'anno 1994 viene liquidata anche l'indennità di esproprio al proprietario, è stato continuato, mantenuto sempre dall'ente in tutti questi anni, quindi permane ancora oggi l'interesse pubblico, e quindi con questa proposta vogliamo acquisirla a patrimonio indisponibile dell'ente, ma ai sensi dell'articolo 45 bis del DPR 327 del 2001. Così andiamo a concludere il procedimento espropriativo avviato nell'anno 1990. Se ci sono interventi, prego. L'intervento non riguarda nello specifico, ci siamo già parlati ieri. Sì. Purtroppo venerdì, quando sono andato personalmente a ritirare le carte, ci siamo ritrovati nuovamente con lo stesso problema. Alcune carte non erano pronte, tra cui anche questa qui, ci è stata mandata via WhatsApp, ce l'hai mandata tu ieri sera. Non abbiamo naturalmente fatto in tempo a poterla leggere nel migliore dei modi, per cui naturalmente la prendiamo naturalmente per buona. Però vogliamo cogliere l'occasione. Venerdì forse i toni sono stati, dal mio punto di vista, anche un po' elevati, relativi al fatto che le carte ancora non erano pronte, ne abbiamo parlato col segretario. Abbiamo colto ieri sera, segretario, l'occasione per poter parlare con il presidente per chiedere a questo punto l'opportunità che, anziché tutte le volte andare a ritirare il cartaceo, di poter, come è successo per il bilancio, ricevere via PEC o via mail il materiale, in modo che non c'è bisogno più che veniamo noi, e soprattutto facciamo in modo tale che non capiti facilmente di martedì, perché le 48 ore scadono la domenica. Quindi facciamo in modo tale che, se capita di martedì, che almeno entro il venerdì ci arrivi il materiale, perché ci troviamo sempre sullo stesso problema. Se poi lo possiamo ovviare con il metodo telematico, in modo che risparmiamo anche carta, potrebbe avere un senso. Ne avevamo già parlato col presidente ieri sera, quindi se fosse possibile questo, noi vi siamo grati. Sì, infatti ne abbiamo parlato, segretario, prendiamo atto di questa richiesta, magari attiviamo gli uffici che per il futuro le proposte vengono inviate telematicamente ai consiglieri. Voglio capire, ma perché non sono stati consegnati nei termini? C'erano alcuni atti, da quello che pare, che non erano stati consegnati. Quali nei termini? Allora, io sono arrivato in comune alle ore 11. Alle ore 11 mi è stato detto: il punto 6 e il punto 8 non sono disponibili, dovete ripassare. Ok, io ho detto: quando possiamo ripassare? Non possiamo ripassare lunedì, perché lunedì significa che non abbiamo più il tempo per poter. Sì, ma mi risulta che siano stati consegnati nella giornata di venerdì. No, sindaco, mi faccia finire di parlare, così le spiego. Se non devo parlare. Allora, mi è stato detto come prima battuta questa. Io sono rimasto e ho detto: non me ne vado dal comune se non arrivano tutte le carte, altrimenti o spostiamo la seduta del consiglio o troviamo una soluzione alternativa. Ho parlato con il segretario, che giustamente si è messo a disposizione sulla questione. Mi ha detto: vieni sabato. Io gli ho detto: quindi posso venire sabato? Mi ha fatto il nome di un dipendente del comune, dove venire a ritirare, perché eravamo nei tempi, perché i tempi scadono domenica. Però il sabato, sapendo che sabato e domenica il comune è chiuso, noi non volevamo arrecare fastidio in tal senso. Ora, la conclusione è stata di ripassare dopo mezz'ora per ritirare il punto numero 8, e invece sarebbe stato ritirato il punto numero 6. Nella giornata di lunedì ricevo la chiamata del presidente ingegner Vito Brenk, che mi dice: guarda, le carte, per motivi tecnici che ho condiviso, sono pronte. Va bene se te le invio questa sera, parliamo delle 8 di ieri sera, va bene se te le invio via WhatsApp? Io gli ho detto: assolutamente sì.
qui comunichiamo, dialoghiamo, noi non vogliamo fare una polemica ogni volta su una cosa, io non voglio creare polemica, questo ho detto semplicemente, ho colto l'occasione del problema e ho chiesto, visto che si creano questi disguidi e soprattutto in un tema importante di ambiente e quindi di risparmio di carta, è possibile riceverli entro le 48 ore via mail? Tutto qui, nessuna polemica. Assolutamente sì, ma ribadisco che al netto di questo punto per cui era stato già disposto il ritiro e oggi lo discutiamo ed è stato chiesto se volevate discutere, altrimenti l'avremmo ritirato, gli atti sono stati, ma perché sia chiaro, sono stati consegnati tutti entro i tempi previsti per legge. Perché? Tutti con uno ritirato però. Che ho appena detto, al netto di quello che era stato ritirato, e che abbiamo detto che non è, era stato disposto il ritiro, poi si è maturata la condizione per trattarla, abbiamo chiesto se volevate, potevate con gli atti trasmessi discuterlo e ci è stato detto sì, altrimenti l'avremmo mantenuto il ritiro, ma gli atti sono stati tutti consegnati nei tempi previsti dal regolamento e dalla legge. Tra l'altro questo atto qui che abbiamo approvato e che era stato oggetto di ritiro è un atto che è semplicemente tecnico, non c'è proprio niente di, come dire, anormale, si tratta semplicemente di una carta che mancava e che non rendeva l'atto perfezionabile, ma non c'entra nulla, è proprio un fatto, diciamo, di presa d'atto. Quindi se vi è stato chiesto se poteva essere trattato ed è stato trattato, altrimenti sarebbe stato ritirato. Ma sia chiaro, c'è una forma di rispetto assoluta della consegna degli atti e della disponibilità, tant'è che l'ha appena detto che il segretario, benché di sabato, l'ha detto di poter passare a ritirare gli atti. Ciò detto, volete che vi vengano trasmessi a mezzo mail? Assolutamente, per noi va benissimo, non c'è proprio nessun problema. Quindi, io non volevo fare nessuna polemica, anche perché... ho colto l'occasione semplicemente per chiedere questa cosa e la prossima volta anche sulla data cerchiamo di condividere la data, perché c'è la conferenza dei capitoli. No, non è stata condivisa la data, purtroppo sì, no, l'abbiamo... la data è stata indicata in maniera precisa che doveva essere quel giorno, ma vabbè, non fa niente. Ma come non fa niente? Si fa la conferenza dei capigruppi? Sì, allora la conferenza dei capigruppi l'abbiamo l'avete fatta, è conferenza dei capigruppi, cassa in consiglio comunale, perciò c'è la conferenza dei capigruppi. Ma a differenza delle altre volte, magari non abbiamo dato quella possibilità di farla scegliere anche a voi la data e poi di condividerla per ragioni che conosciamo benissimo. Vabbè, andiamo avanti. Passiamo a votazione. Chi è favorevole? Astenuti? 2. Contrari? Nessuno. Votiamo anche l'immediata eseguibilità. Chi è favorevole? Astenuti? 2. Contrari? Nessuno. Quindi come prima. Allora, quindi tutti. Quindi tutti favorevoli, quindi unanimità. Ok. Anche l'immediata eseguibilità, unanimità. Passiamo al settimo punto. Terreni gravati da uso civico, richiesto alla Regione Campania, Direzione Generale per le Politiche Agricole e Forestali, afferente alla riclassificazione dalla categoria A alla categoria B, ai sensi della legge 1766 del 27 e della legge regionale numero 11 del 1981, di terreni assegnati al comune di competenza di Rocca d'Aspide. Si tratta di un lavoro dove gli uffici già dal 2015 hanno proceduto ad una ricognizione del nostro demanio civico e a seguito anche della sopravvenuta legge regionale, la numero 13 del 2012, dove va a classificare i castagneti non più come bosco di alto fusto ma come frutteto e quindi non più appartenenti alla categoria A, così come il perito istruttore di Emaniale nel 1936 aveva attribuito, ma appartenente alla categoria B, che sarebbe delle colture agrarie. E così come i castagneti, anche quelle aree che per natura antropica hanno mutato la loro destinazione negli anni di bosco e pascolo. Quindi si chiede di fare istanza alla Regione Campania per la riclassificazione del nostro demanio civico e di aggiornarlo con la riclassificazione dalla categoria A alla categoria B, sia per i castagneti che per i terreni che per ragioni antropiche negli anni hanno mutato la loro destinazione d'uso di bosco e pascolo.
se ci sono interventi. Prego, consigliere. Allora, visto che questa delibera dovrà andare anche alla direzione generale delle politiche agricole e forestali, volevo segnalare forse un errore che c'è, cioè sopra propone di deliberare, c'è scritto la riclassificazione dalla categoria A alla categoria A. Cioè, chiariamo, ah sì, no? Questo lo metterò nelle premesse, però nel deliberato è scritto bene, nelle premesse sì, ma l'abbiamo fatto già giusto, poi nel deliberato fai scritto bene. No, c'è questo dalla... sì, nelle premesse sì, c'è sta questo, è un refuso, sicuramente è un refuso. Poi quando c'è questa natura antropica eccetera, cioè, si riferisce, che so, al fatto che gente ha tagliato alberi e poi ne ha piantati altri, cioè la natura antropica a che cosa si riferisce? Insomma, tutto quello che è, questo quello che è di antropico, in effetti, negli anni che hanno mutato questa destinazione da bosco e pascolo a cultura agraria. Quindi può essere sì il taglio. Sempre fatta, voglio dire, non è un fenomeno naturale, cioè è gente che magari si è allargata un poco con i castagneti. Con... Sì, anche questo, sì. Va bene, solo questo. Quindi, non è un fenomeno, voglio dire, naturale, dico. No. È un fenomeno voluto di persone che hanno magari avevano un bosco, un pascolo e ci hanno piantato gli alberi, insomma. No, il contrario, magari, cioè, gli hanno tagliati gli alberi, magari, ma non credo che non sia questo il caso. Hanno tagliato, cioè, vabbè, le querce, eccetera, e poi... Ma cioè, hanno fatto sì che è venuto meno la destinazione d'uso di bosco e pascolo in cultura agraria, tipo ci hanno creato un seminativo, ci hanno creato una cultura foraggera, qualcosa che non è più bosco e pascolo, quindi negli anni... Per ragioni antropiche, giustamente, mutate in località Germanito, tutti quei. Ma non solo Germanito, un po' tutto il territorio, tutta la montagna. Ho capito. Quindi, siccome pensavo che invece era il castagneto come. Sì, il castagneto per la sopraggiunta norma regionale, ripeto, dove il castagneto non è più considerato bosco di alto fusto, ma è considerato frutteto. Quindi non rientra più nella categoria A boschi e pascolo, ma rientra nella categoria B cultura agraria. E quindi per questo motivo obbligatoriamente bisogna chiedere la riclassificazione anche per usufruirne, per trarne con utilità di questi castagneti comuni. Okay. E anche quelle aree, come giustamente dice lei, che negli anni per ragioni antropiche hanno mutato la loro destinazione d'uso. Ma ovviamente questa è una proposta che noi faremo, poi sarà la regione a decidere se concedere o non concedere. Quindi noi è semplicemente una presa d'atto, un aggiornamento di queste aree e chiedere poi alla regione Campania la riclassificazione. Ho capito, ma giusto per sapere, questa variazione della destinazione d'uso da pascolo magari a seminativo è qualcosa di consentito dalla legge diciamo tra virgolette una sorta di abuso? Se non sbaglio lo prevede proprio l'articolo 9 della legge 1766 del 1927. 26. Sì, quindi sì. Permette sì. È la norma degli usi civici, sì. Permette addirittura al possessore di legittimarselo questo terreno. Lo prevede... No, coltivarlo. Cioè, coltivarlo, sì, coltivarlo. Quindi perché, voglio dire... perché dice la norma abbia portato un miglioramento. Appunto, dico, non è che noi andiamo a sanare abusi, voglio dire. No, assolutamente, ma noi non facciamo nulla, sarà la regione poi ad accertare, a mandare i suoi istruttori, periti, tecnici, demaniali sul posto a fare le verifiche e prendere atto e decidere se autorizzare la riclassificazione oppure no. No. Quindi non saremo noi a decidere questo. Va benissimo, ok, grazie. Altri interventi? Chi è favorevole? Quindi unanimità. Votiamo anche per l'immediata eseguibilità, come prima. Siamo all'ottavo punto. Criticità, organizzazione, servizi, presidio ospedaliero di Rocca d'Aspide, determinazione, relazione al sindaco. Grazie Presidente. Torniamo sul tema dell'ospedale di Rocca d'Aspide.
come sapete ci sono stati diversi consigli comunali in cui abbiamo discusso di questo argomento. Come penso sappiate, esiste una condizione di difficoltà che giorno per giorno coinvolge un po' tutti i complessi ospedalieri. Leggiamo sui giornali quotidianamente di momenti di difficoltà che scontano reparti di vari presidi, con chiusure, con riduzioni, con riorganizzazioni, accorpamenti e quant'altro. E credo che il tema sia un tema, diciamo, molto sviscerato. Da ultimo, mi pare, nel Consiglio Comunale scorso abbiamo trattato l'argomento, per quanto non all'ordine del giorno, incidentalmente, diciamo così, e chiaramente la questione del presidio ospedaliero di Rocca d'Aspi resta una delle questioni centrali in termini di problematiche che dobbiamo affrontare. Per la verità lo è stata per lunghi anni, insomma, ne abbiamo condotte di battaglie su questa, su questo argomento, su questo tema, e lo abbiamo fatto fino ad oggi, grazie a Dio, sempre facendo sì che si potessero determinare condizioni di favore, per quanto abbiamo subito atti scellerati in passato e scelte o ipotesi, diciamo così, di ridimensionamento e di chiusura che fortunatamente abbiamo scongiurato. E abbiamo da ultimo, come ben sapete, nel 2016 scongiurato l'ennesimo attacco alla nostra struttura, che non ancora definita e classificata nel DM16 era stata, con il decreto 33 dell'allora subcommissario alla sanità in Regione Campania, sostanzialmente chiuso. Dico sostanzialmente perché il presidio ospedaliero di Rocca d'Aspide era stato diciamo così inquadrato come un presidio senza nulla, soltanto con 20 posti letto. Abbiamo fatto tutta una serie di azioni con i sindaci, con i vertici regionali, con la direzione sanitaria, della direzione generale dell'ASL. Abbiamo fatto un ricorso al TAR, più ricorsi al TAR rispetto a questo atto di grave ingiustizia, e siamo arrivati finalmente ad un atto che è stato assunto sempre nel 2016, dove il nostro presidio veniva accorpato e finalmente, direi, classificato nel DM70 come struttura esistente a tutti gli effetti nel DEA di primo livello Eboli Battipaglia Rocca d'Aspide, con una serie di diciamo così dimensionamenti che la condizione imponeva, con una, diciamo, prospettiva anche di ulteriore definizione di una serie di servizi ulteriori rispetto a quello che era stato il dimensionamento previsto nel decreto del poi presidente De Luca, che nel frattempo era diventato subcommissario alla sanità, che prevedeva 50 posti letto, tutta una serie di servizi che avremmo dovuto poi anche definire all'interno dell'atto aziendale successivo. In questi anni abbiamo avuto molta interlocuzione, molta presenza con la direzione generale, il direttore poi è andato via, abbiamo, insomma, vissuto momenti, diciamo così, di esaltazione, momenti di difficoltà, perché come sapete da ultimo poi il problema della diciamo personale medico è imploso ed è un po' diventato il problema, veniva ricordato dallo stesso consigliere De Matteis, nazionale, per cui Rocca d'Aspide insieme a tanti altri presidi per questa ragione sconta una criticità. Abbiamo detto e spiegato che Rocca d'Aspide, rispetto a questa carenza di personale medico che rispetto alla dotazione organica era già sofferente, ha subito un ulteriore, tra virgolette, attacco o atto ingiusto determinato da una serie di atti di trasferimenti
di medici che erano in servizio presso il nostro presidio e che sono stati trasferiti verso altre strutture sanitarie senza compensazioni in entrata. Abbiamo definito questi atti illegittimi in termini assoluti e categorici, perché si tratta di atti che, come sapete bene, non sto qui a dover spiegare qual è l'elemento dell'illegittimità, perché se c'è un atto di trasferimento di un personale, di un dirigente medico in uscita da un presidio, ci deve essere per legge un dirigente medico che entra in compensazione, e ciò nonostante abbiamo subito, e quindi per questa ragione abbiamo subito, uno stillicidio di personale medico che ha messo in ulteriore sofferenza i nostri reparti. Quindi queste sono le ragioni che ci hanno portato, su questo si è aperto tutto un fronte di demagogia, come sempre, di attacchi sconsiderati al sindaco, al vice sindaco in particolar modo, al sindaco, all'amministrazione comunale, qual è la linea, il tavolo istituzionale, insomma abbiamo avuto tanta diciamo, rappresentazione anche dal gruppo di minoranza in questo senso, che addirittura all'inizio della consiliatura ha chiesto un consiglio comunale sul punto, rappresentando proprio questa diciamo, condizione e questa assurda vicenda di un trasferimento di personale medico verso l'uscita senza compensazione in entrata. Erano quasi 11 le unità in uscita, e tuttavia però, mentre si rappresentava questo come elemento di criticità, e noi criticavamo fermamente, critichiamo chiaramente l'operato di chi ha disposto questi atti in maniera così sconsiderata, piegando, perché non può essere diversamente, un presidio che già aveva un sottodimensionamento come tutti gli altri per effetto del fenomeno nazionale, e quindi ci siamo dovuti subire le filastrocche, uso il termine esatto, le pazzielle, che è un concetto che piace tanto al gruppo di minoranza, perché l'ha detto De Luca in un contesto, e loro dicono che le pazzielle, come se noi facessimo le pazzielle, no? Invece mi pare che le pazzielle le fanno. Perché dico questo? Perché ho letto da ultimo questo, non lo so come si definisce qua, una copia copiarella fatta in maniera, qualcuno direbbe, insomma, usando un gergo tecnico, mistificata, insomma, appezzottata, e ho visto cose terribili, per esempio, no? Che denotano un atteggiamento di scarsa serietà rispetto al problema. Perché? Perché in realtà il punto è sempre lo stesso, io l'ho detto e lo ribadisco più sistematicamente. Non ci aspettiamo niente dal gruppo di minoranza in termini di come dire, contributo positivo, ve l'ho detto, lo ribadisco, l'ho detto ai sindaci, l'ho detto in tutte le sedi in cui abbiamo discusso di queste cose, non ci aspettiamo contributi positivi, aspettiamoci sistematicamente le slide che vengono pubblicate il giorno dopo il consiglio, col vice sindaco raffigurato in campagna elettorale che dice una cosa, poi si prende un pezzo, poi se ne prende un altro, addirittura si arriva a dire che l'ospedale di Roccadaspide nel 103 di PCM è annesso, quindi si fa addirittura la cosa tre cani. Che cosa significa annesso? Vedete qual è l'approccio e qual è l'atteggiamento rispetto a un problema così serio, annesso, per dire badate bene che voi state, no, voi amministratori, e lo si dice alla gente, avete ridotto i costi perché prima c'erano, mettendo degli atti che non so dove sono stati presi, non so quanti posti letto, e adesso ce ne sono 50, ma state attenti perché se sono 50 e se invochiamo il 103 rischiamo, insomma, tutta una serie di pazzielle, perché uso il termine, non queste sono le pazzielle, le vere pazzielle, e io sono come dire, ormai disgustato da queste cose, perché si ripetono a ripetizione, perché noi vediamo sistematicamente una rappresentazione demagogica di questo problema, perché sistematicamente si materializza in termini chiari l'avversione, cioè, lo dico con parole semplici, se l'ospedale di Roccadaspide si dovesse per una qualsiasi ragione
chiudere, qualcuno esulterebbe, sparerebbe i botti. Perché? Perché ci sarebbe motivo per poter attribuire questa responsabilità al sindaco, all'amministrazione, a Girolamo in particolar modo, che lo vituperato quotidianamente. Allora, noi abbiamo da anni, oggi mi sono guardato un po' di atti degli ultimi 10 anni, c'era un armadietto pieno di atti che abbiamo prodotto, tra ricorsi al TAR, conferenze di sindaci, riunioni in regione, tavoli istituzionali, quelli che tanto ci dicono su cui dobbiamo stare e su cui stiamo, che ci hanno esposto a critiche feroci in piazza da manifestanti che ci dicevano con la forca che dovevamo stringerci la fascia al collo. La fascia al collo bisognava che si stringesse al sindaco della comune capofila della Valle del Calore, e quindi abbiamo subito queste angherie, ma abbiamo fatto il nostro lavoro. Io mi rivolgo alla cittadinanza, lo abbiamo fatto seriamente, lo abbiamo fatto, e vi dirò di più, tanto c'è di demagogico e di dietrologia e di cattiveria, consentitemi, in quella che è la posizione della minoranza, perché questa roba qui è veramente becera, perché qualcuno, quando abbiamo compiuto quell'operazione salvataggio, che veramente è stata una cosa da far tremare il sangue nelle vene, del 2016, con il commissario, subcommissario alla sanità che non voleva sentire ragioni, e in una condizione in cui la sanità regionale era commissariata, abbiamo fatto quel salvataggio, qualcuno ci ha applaudito, quel stesso qualcuno che oggi fa queste pazzielle. E io sono veramente, ma ormai non mi sorprendo più di niente, non mi scandalizzo più di niente, perché poi alla fine la credibilità delle persone si misura anche dai comportamenti, non dalle chiacchiere, non dalle parole. E queste pazzielle qui che oggi vogliono far capire, vedete, il dubbio che l'ospedale di comunità, il dubbio che sono ridotti i posti letto, e fate, vedete bene, la Treccani vi dice che la definizione di annesso significa piccolo, accessorio e minore. Pazzielle, cose vergognose, cose, una manipolazione estrapolata per comparare i posti letto che c'è, i posti letto che c'erano prima erano 20, chiuso, decreto 33, questo è il ricorso al TAR che sta qua, Lorenzo Lentini l'ha fatto, e dopodiché abbiamo fatto il tavolo e abbiamo ottenuto, con la partecipazione dell'allora direttore Giordano, di De Luca, del consigliere delegato alla sanità della regione Campania, dei consiglieri regionali che ci sono stati vicini, di parlamentari, di sindaci, di amministratori locali. Abbiamo ottenuto quel risultato, siamo passati da 20, zero, cioè chiuso, perché non c'era pronto soccorso, non c'erano servizi annessi, a 50. E c'è una prospettiva, e c'era una prospettiva con il dottore Giordano, di ulteriori servizi, che peraltro sono stati mantenuti, perché alcuni reparti sono stati ancora mantenuti. Però vi dico, su questa vicenda, smettetela di fare questa demagogia, lo dico perché noi siamo in una situazione di difficoltà. Abbiamo fatto tanti incontri sindaci, quella che vedete qui questa sera è la proposta che è stata licenziata in sede di conferenza dei sindaci. La parte deliberativa era molto più forte in quel documento sottoscritto dai 30 sindaci e presidenti delle comunità montane. Quando si vuole adombrare il dubbio, ma vedete che l'ospedale lo volete trasformare, qual è la linea dell'amministrazione? Ma secondo voi qual è la linea dell'amministrazione che vuole chiudere l'ospedale? C'è un problema di medici, ma ho detto in maniera anche ferma, ma una parola su questi atti gestionali di qualche dirigente compiacente che ha fatto il favore a qualche medico per mandarlo da qualche altra parte, di critica rispetto a questo atteggiamento, la potete fare? Qualche sera fa nel Consiglio Comunale ultimo, il consigliere assessore alla sanità Daniela Comunale, la dottoressa Daniela Comunale, assessore sanità e medico,
ha raccontato e ci ha raccontato della sua vicenda personale, di quando doveva essere trasferita dal presidio di Nola a Salerno, e il dirigente medico gli ha detto: se non arriva l'altro che ti sostituisce tu non vai da nessuna parte, perché quello è un atto di responsabilità. E quando noi ci troviamo di fronte a una sequela di atti che il consigliere De Mattei dice che non conosce, però poi dice che li conosce, che sono così illegittimi, così violentemente ingiusti, ma mi spiegate come noi dovremmo comportarci se non contrapporli, contrastarli, censurarli, gridare all'ingiustizia rispetto ad un atto di un dirigente medico che trasferisce 11 persone da un ospedale verso altri presidi senza prevederne la compensazione in entrata? Gli atti, Girò, ti pregherei di cacciarli questi atti, di farglieli vedere, perché quando si viene a fare la filastrocca che non si conoscono gli atti, poi dopo no, ma io li conosco, ma dobbiamo vedere se sono gli stessi. Ma ditelo una parola di censura, ditelo una parola a difesa dell'ospedale. E se tra questi atti ingiusti c'è da fare anche un'azione, ma si deve pure fare. Noi abbiamo fatto ricorso al TAR l'altra volta, ha pesato anche quello nel bilancio complessivo, ha pesato anche quello. Io mi ricordo le parole dell'allora direttore generale che ci disse: però mo il ricorso ve lo ritirate, visto che abbiamo ridisegnato l'assetto dell'organizzazione ospedaliera in Regione Campania, prevedendo questo e prevedendo che Rocca d'Aspide abbia la attenzione per la sua specificità. Abbiamo scritto romanzi su questo che poi ci hanno copiato tutti quanti usando le stesse romanze, abbiamo calcolato le distanze, cioè abbiamo spiegato le ragioni, ma le ragioni non le vogliamo spiegare più perché sono arcinote, perché trincerarsi dietro alle ragioni della giustizia di mantenere un presidio in questo territorio è qualcosa di, come voglio dire, pleonastico, che è scontato, è la sagra dell'occhio, ma vogliamo ancora ribadire questo, però finitela, lo dico ai consiglieri di minoranza, dateci un contributo serio. Non ci fate sempre ste pazzielle qui, i comunicati stampa, le storielle che l'ospedale passa a comunità, insomma adombrate sempre dubbi e sospetti. Peraltro questo è un documento veramente pezzotto, questo è un pezzotto che si facevano gli autotrasportatori gli anni passati quando dovevano fare, questo qua è proprio un pezzotto perché è inguardabile, non si può leggere. Perché l'amministrazione comunale non è stata invitata al tavolo, in consiglio comunale di Ebole, hanno fatto un tavolo, abbiamo detto che fosse dovete chiederla a Ebole perché non ci hanno invitato, hanno fatto un consiglio comunale. Che significa questo? Che volete dire? Perché non siete stati? Perché non siete stati? L'abbiamo scritto noi per dire che sarebbe stato atto di sensibilità politico istituzionale invitare anche i sindaci degli altri presidi. Penso che potreste essere d'accordo su questo. Ah, meno male, siete pure d'accordo, però andate a scrivere su queste slide, devo dire, perché non siete stati invitati, e ce lo chiedete a noi. Abbiamo subito l'ennesima ingiustizia, ma quello non è un tavolo istituzionale, è un consiglio comunale. Come stasera non abbiamo invitato gli altri perché giustamente, non essendo stati invitati noi, sì, e questa è la vera, la vostra invece, questa qua è la vostra, perché questa qua di chi è la nera, di chi è? E che dite voi? Ora sì, come mai Rocca d'Aspide non è stato invitato? Che significa? No, ora si chiede come mai la misura. Che significa? Perché? Dopo lo spiego. Perché dovrebbe spiegare tante altre cose il consigliere De Mattei. Dopo tante altre cose che sono qua, tutto il contrario di tutto. Perché sull'ospedale il consigliere De Mattei ha detto tutto il contrario di tutto. Tutto, meno male che sono registrati gli atti. Dice che i medici escono senza compensazione, fa capire che si tratta di un ospedale di comunità, dubbio che si trasformi in ospedale di comunità, è un dubbio concreto, il nostro dubbio a questo punto è valido. E qual è? Questo è il contributo che ci date voi alla causa, perché volete sparare contro di noi. Ma voi così facendo, penso che solo perderete ulteriormente la vostra credibilità, più di quanto non l'abbiate già persa su questo tema, ma non solo su questo. Ma vi dico di più, fate un danno a voi stessi, perché sapete molto bene,
sapete molto bene, e finisco, la proposta sta qui, poi si apre la discussione, mi pare che sia chiara e lineare, non c'è da, come dire, dire altro, no? Stiamo dicendo di deliberare che gli atti, si chieda una revoca in autotutela di questi provvedimenti da parte della Direzione Generale, che peraltro nelle more è cambiata a Salerno, e quindi la speranza è che si possa aprire un nuovo viatico con un nuovo direttore generale, e che le autorità sanitarie, così come era stato convenuto, si riorganizzino in una logica, anche questa promessa dai vertici regionali, di implementazione dei servizi, al netto di questa crisi del momento che riguarda il personale medico e che va risolta rapidamente. Ecco perché noi chiediamo da subito che ci sia un atto di revoca di quegli atti di trasferimento illegittimi, perché sono illegittimi, perché se non avessero assunto quegli atti oggi noi non avremmo le problematiche che abbiamo. Poi c'è tutto un altro percorso da come dire, costruire, e lo teniamo sempre vivo e sempre attento rispetto all'attivazione di altri servizi, ma quelle azioni lì, quegli atti lì ci hanno penalizzato ferocemente, perché sono stati assunti da dirigenti medici che hanno nome e cognome, che sono stati censurati anche dai livelli regionali del governo della sanità, a cominciare dal Presidente. Quindi oggi è chiaro che bisogna ripristinare una condizione di normalità, ma è chiaro anche che si è in una difficoltà ulteriore, perché nelle more, nel frattempo, sapete bene che cosa sta succedendo da tutte le parti, e forse, e chiudo, sarebbe il caso che un contributo vero, concreto, reale, tangibile, qualcuno ce lo desse, quel qualcuno che potrebbe darci. Presidente, io per intanto ho finito, quindi vi chiedo di votare questa delibera, dobbiamo questo, e mi riservo di intervenire nuovamente. Ci sono interventi, prego De Matteis. Allora, sulla delibera rispondo a seguito. La prima parte del pensiero del sindaco è assolutamente corretta. Poi quando siamo scesi sul discorso poste e altre cose, non ho capito la critica, perché non ho capito si riferiva a quali punti, perché lì c'è un dato bibliografico, decreto 103, che il vice sindaco conosce abbastanza bene. Non abbiamo scritto nulla di più e nulla di meno, però ci arriviamo. Allora, io a seguito di questa delibera forse ho pensato la cosa migliore è il silenzio. Beh, oggi ho l'ulteriore conferma di tutto ciò, perché vedo quasi un atteggiamento teatrale dietro le situazioni, vedo teatro. Qui stiamo parlando di ospedale, l'ospedale non è un giocattolo, qui non c'è Giuseppe, il sindaco, il vice sindaco, qui stiamo parlando di argomenti concreti, reali, e mi sembra ancora che li giriamo sull'attacco sul personale nei miei confronti, che non decido nulla. Questo è il teatro. Quello è il teatro. Quello è il teatro. E poi spiego pure vostra. Perché. Quella è roba nostra. Quello è uscito sulla pagina di Direzione Futura. Noi su Direzione Futura. Questo è il teatro. Sì. No, quello non è teatro. Quello teatro. È spiegare. Quello è teatro. Quello è spiegare alle persone cos'è il decreto 103, che giustamente il vice sindaco ha rimarcato nel suo post. Attenzione, giustamente. Perché dobbiamo spiegare. Posso dire solo una cosa su questo? Mi scusi se la interrompo. Il decreto 103, quell'operazione di salvataggio dell'ospedale, tu l'hai salutata con grandissimo entusiasmo, mi hai fatto i complimenti non una volta, un milione di volte, te lo dovresti ricordare bene, ma oggi lo vuoi criticare. Ma torniamo di nuovo sulla stessa, non sto criticando assolutamente, se dobbiamo fare teatro, facciamo teatro, se giochiamo a poker, altrimenti diciamo le cose come stanno. Quali sono? Come stanno? E le sto dicendo, perché io stavo sottolineando... In quel posto lì, ritorniamo sul posto e poi ritorniamo sulla delibera, ritorniamo su quel posto, visto che ormai i social diventano occasione di dibattito, è il nostro unico strumento che abbiamo di proporci alla persona, perché noi... Qua no. Certo, questo anche qui, è chiaro. Chiaro. Questo è quella. Ci arrivo pure su questo, arriviamo anche su questo. E lì ha ribadito che quello che diceva, e ribadisco che su quel posto... Quello che diceva il vice sindaco è corretto, decreto 103, ma poi vi spiego anche perché
abbiamo scritto determinate cose, perché è corretto il decreto 103, e ci ritorno piano piano, perché questo è un argomento che oggi spero che lo discutiamo per l'ultima volta e non ci ritorniamo più, perché mi auguro che da domani le situazioni si risolvano nel bene di tutti quanti. È triste, ma veramente, io glielo dico sindaco, è triste sentire dire che qualcuno può giovare che chiude l'ospedale. Tutti quanti sappiamo dell'importanza dell'ospedale, l'abbiamo vissuta in prima persona l'importanza dell'ospedale, e pensare tutto ciò è veramente allucinante, perché se stiamo qui, stiamo qui per discutere i problemi, non gli attacchi alle persone, alle cose. Ritorno sempre sulla stessa cosa, non serve, quel posto non è un attacco alla persona. Leggete, un attacco alla persona? No. Quel posto lì non è un attacco alla persona, e poi ci possiamo ritornare anche su questo, perché quel posto lì è bibliografico, c'è bibliografia, è italiano, c'è riportate tabelle bibliografiche, non c'è riportato, non c'è inventato nulla, c'è ribadito il decreto 103 di risposta al vice sindaco che... Sì, anche quello è bibliografico. Poi me la fai avere questo. E certo, il decreto 103. No, questo qua, 2/14/90, poi me la fai avere in originale questo. Decreto 103. No, questo qua che è la comparazione. Numero 2, 14 gennaio 19. Dopo la, mi fai avere tutti, l'originale. C'è l'originale, certo, scaricabile, se va sul posto la scarica direttamente, dopo, c'è indicato il link. Dopo lo vediamo insieme. Allora, ricapitoliamo. Il discorso del decreto 103 è corretto, ok? Ora ritorniamo sulla delibera. Io faccio due premesse prima di tutto. Lei giustamente ha detto che noi qui abbiamo chiesto un consiglio comunale 9 mesi fa, ok? Perché l'abbiamo chiesto? L'abbiamo chiesto non per discutere sui trasferimenti, ok? Non l'abbiamo chiesto, ma per indurvi all'apertura di tavoli nuovamente istituzionali. Io li chiamo i tavoli istituzionali, e tutti quanti voi sapete cosa intendo quando dico tavoli istituzionali, cioè tavoli per evitare i problemi, cioè tavoli politici, perché l'amministrazione comunale non è l'azienda sanitaria, ha un compito importante: mediare politicamente sulle scelte. 9 mesi fa noi abbiamo proposto un consiglio comunale urgente, perché? Perché abbiamo sentito parlare di un'intesa, capivamo che questa intesa non c'era, e vi inducevamo alla possibilità di aprire tavoli istituzionali per il dialogo. Voi ci avete detto manca l'allegato della delibera, quindi non abbiamo potuto, non è che non abbiamo discusso, non abbiamo potuto produrre niente. Quando in data invece 31 maggio veniamo qua, giustamente la problematica è urgente, meno male, dopo 8 mesi da quella richiesta che abbiamo fatto, anche voi pensate che in Consiglio Comunale va discusso di questa questione. Noi ve l'avevamo detto 9 mesi prima e ci avete denigrato col solito metodo teatrale. Va bene, Giuseppe non è buono, Giuseppe così, Giuseppe quelli, sì, tutto quello che volete sindaco, ma noi vogliamo discutere del problema, volevamo discutere del problema e volevamo indurvi al ragionamento sulla questione. Ci avete detto che non potevamo scrivere nulla in quel contesto, mentre arriviamo in data 31 maggio ci dite giustamente discutiamo del problema che è urgente, ma stranamente all'ordine del giorno non c'era, tant'è che era urgente che è diventato urgente in quel momento. In quel momento si poteva, scrivere la delibera. 8 mesi fa, quando ve l'abbiamo suggerito noi, non si poteva scrivere. Ma questi sono dettagli, ripeto. Andiamo sulla delibera. Consiglio comunale, si fa riferimento al DEA. Ora, partiamo dal primo concetto. Visto che i post e Facebook ormai sono oggetto di discussione, io voglio capire anche la vostra posizione sul DEA, perché nel post del 14 giugno voi scrivete: il Presidente con il decreto 103 ha deciso di elevare 3 ospedali a DEA di primo livello al fine di assicurare un'assistenza ospedaliera più complessa, quindi migliore, però manca la bozza, così concludete. Poi, circa 16 giorni dopo, sui vari comunicati stampa, questo è del 30 giugno, leggo una cosa diametralmente opposta. L'ospedale di Rocca d'Aspide è inserito nel DEA con i nosocomi di Eboli e Battipaglia. Tale progetto ha depotenziato Rocca d'Aspide, causando disservizi e danni. Ora, quello che dobbiamo capire è questo: il DEA è buono o il DEA non è buono? Perché chi ci guarda dall'alto deve anche capire qual è la nostra posizione sul DEA. Rispondo. No, io questo lo chiedo a voi, lo sto chiedendo io. Qual è la posizione vostra sull'ospedale? Noi abbiamo capito la vostra posizione sull'ospedale. Io ancora non ho capito qual è la vostra posizione. Se mi consente di finire, il discorso è lungo, sindaco. No, ci arriviamo. Perché dobbiamo spiegare tutte le cose come realmente stanno. Se voglio, possiamo stare qui fino a mezzanotte. No. Guarda quanto ce ne abbiamo. Sarò lungo, ma sarò breve. Ma pure io. Sarò lungo, ma sarò breve. Ora, detto questo,
lì è riportato il discorso annesso, perché purtroppo, lo sottolineiamo, la parola annesso ai due ospedali qualche scricchiolio lo crea in tema di ragionamento quando si va a fare i tavoli istituzionali, perché se non ci fosse scritto quella parola annesso, il ragionamento quando ci si va a sedere con chi si occupa di sanità, ci fa riflettere su questa questione. Il fatto che ci sia quella frase nel decreto 103 purtroppo pone l'ospedale di Rocca d'Aspi, lo sottolineo purtroppo, ma comunque ovviabile, purtroppo pone l'ospedale di Rocca d'Aspi in una posizione di subordinazione rispetto al DEA. Purtroppo. L'ulteriore premessa che faccio è: non ci proponete nessuna delibera se non ritirate non i ricorsi al TAR, ma gli esposti alla procura, perché gli esposti alla procura dal nostro punto di vista ci impediscono di ragionare con chi di competenza sulle questioni di sanità. Però questo è il nostro parere, parere che oltretutto è avallato dal fatto che la giustizia italiana impiega dei tempi che sono spesso dei tempi lunghi e noi abbiamo bisogno di risolvere il problema nell'immediato, e tutti quanti sappiamo che servono medici, ne serve almeno uno, due. Questa è condizione, attenzione, necessaria, ma non è neanche sufficiente, perché se oggi noi troviamo uno o due medici il problema si ripresenterà anche tra 3 mesi quando qualcun altro andrà in pensione. Quindi occorre ragionare ai tavoli istituzionali anche sulla giusta connotazione dell'ospedale di Rocca d'Aspide. Non abbiamo purtroppo un solo problema, ma un problema è nazionale, e ora noi cosa vogliamo fare? Vogliamo naturalmente interferire su scelte aziendali. E vado al dunque, perché io leggo la parola illegittimo trasferimento. Io quella parola, sinceramente, illegittimo è da vedersi, è da valutarsi, non ne sono prettamente convinto sull'illegittimità, dico che è formalmente brutto, è formalmente scorretto prendere un medico e trasferirlo in un altro nosocomio. Però attenzione, il direttore di un'azienda, sui dirigenti sanitari, può scegliere le localizzazioni dei vari dirigenti in funzione delle necessità, che purtroppo non sono solo le necessità di Rocca d'Aspide, ma sono le necessità di tutta un'azienda che gestisce. E ripeto, toglierei la parola legittimo e metterei formalmente scorretto, ed è qui che ci dovevamo battere, politicamente, strategicamente, qui bisognava battersi affinché questo non avvenisse, perché noi stiamo andando a discutere su una cosa che è successa più di un anno fa quasi. Gli 11 trasferimenti, purtroppo ci stiamo svegliando adesso. Noi ve l'avevamo detto 9 mesi fa, apriamo gli occhi tutti quanti, ragioniamo insieme sulle questioni. Noi ci stiamo ricordando adesso, quando ormai i giochi sono stati fatti. Per cui non è la strategia, dal nostro punto di vista, giusta, perché noi dobbiamo ragionare nell'immediato a risolvere il problema. Perché qui non c'è un partito dell'ospedale. Qui ci sono tanti sanitari che tutti i giorni costituiscono il partito dell'ospedale, che con i loro sacrifici consentono all'ospedale di Rocca d'Aspide di continuare a funzionare, sacrifici di tutti gli operatori sanitari. Quindi il prendersela con gli atteggiamenti dei vertici e dei responsabili a posteriori andava fatto prima, perché la piramide sanitaria, giustamente, la sottolineava il sindaco, c'è il personale sanitario, che è quello che opera quotidianamente, poi ci sono i vari dirigenti, poi c'è il direttore generale, e poi a capo c'è la commissione sanità, dove abbiamo l'assessore alla sanità che coincide con il presidente della regione, onorevole Vincenzo De Luca, che tutti i giorni si batte sulla questione ospedale in generale e sanità in generale. Ma avete capito che la regione Campania subisce dei tagli a livello rispetto ai fondi nazionali di 200 milioni circa? Ci sono problematiche che sono complicate. Ecco perché dico, non possiamo andare ad inficiare, su una situazione già delicata. La regione Campania, io quello che dico è, tutti quanti vorremmo la cosa migliore nel proprio paese, ma dobbiamo anche confrontarci con il resto. Se ragioniamo soltanto di noi stessi, purtroppo non arriveremo ad un dunque. Noi siamo una regione che, rispetto a tante altre regioni del sud e del centro Italia, viaggiamo 100 volte meglio, con un taglio di fondi superiore. Quindi capiamo di fatto dov'è il problema. Il sindaco prima faceva riferimento al decreto Polimeni. Il decreto Polimeni lo sappiamo tutti quanti che era distruttivo, ecco gli applausi. Ma il decreto Polimeni ci deve far capire la storia, e il vice sindaco la conosce 100 volte meglio di me. Dobbiamo capire la storia, perché se siamo arrivati a questo problema, c'è il problema Polimeni, c'è il governo precedente, Regione Campania, il governo precedente commissariato.
Zero concorsi. Qual è la proposta? Qual è la posizione? Qual è la posizione? La posizione, l'ho detto, lei si era allontanato. Ho detto che il motivo, se noi dobbiamo discutere sulle questioni, dovete ritirare non i ricorsi al TAR, ma gli esposti alla procura. Se no queste carte qui non ce le presentate neanche. Dal nostro punto. E arriviamo al dunque, perché vi parafraso tutto passiamo alla parafrasi di tutto quello che avete scritto. Ok? Beh, no, non ho finito. Ah, chiedo. No, mi dispiace, ma non ho finito, è lunga la storia, perché dobbiamo spiegare tutto quello che avete scritto. Certo. La cosa più grave, la si legge a un certo punto. Incontri, vabbè, sindaco, dirigenti dell'ASL, vertici del governo regionale, concertazioni e accordi che del pari sono stati interamente disattesi. Sì. Cari signori miei, questo non lo scrivete, non lo dite proprio. Non lo dite proprio, mi domanda pure perché, sindaco. In questo modo voi dite che la vostra politica non sta funzionando, non lo scrivete, perché non sono convinto neanche io di questo. Non sono convinto neanche io, non scrivete. Tu non che sai che leggi, tu non sai cosa stai leggendo. Gli accordi sono saltati. Tu non sai cosa stai leggendo. C'è scritto interamente. Quali? Gli accordi, concertazioni. Quale concertazione? Tra quelli, quelli di cui parlavate dell'intesa. Con chi? Ma l'avete scritto prima? Con chi? Sta scritto. Dove? Vado con avanti. La dirigente generale, con la direzione generale, accordi assunti a livello regionale e non osservati dalla direzione generale. Ok, ma non lo scrivete, andate avanti. Andate avanti. E che dobbiamo andare avanti? Quando 10 volte abbiamo detto le stesse cose e abbiamo detto. Sì, andate un'undicesima, perché voi. No, ci siamo andati 1.000.000 di volte. Ancora l'altro io. Vabbè, vado avanti. In una delibera. Ma tu non una... sai neanche che parlo, questo è il problema. Sì, perché tu non lo sai. Lo vediamo questo. Lo sai perché tu non lo sai. Lo sai bene, tu non lo sai perché l'intervento. Io voglio finire, io non l'ho interrotta, sindaco. Prego. Io non l'ho interrotta. In tutto l'atteggiamento teatrale su questa situazione, io l'ho interrotta e ho ottenuto il silenzio. Questo è il teatro, lo fate voi. Quello non è teatro ogni giorno. Cos'è il teatro? Mi sa dire quello che fate voi. Demagogia. No, quello non è demagogia. Quello è il decreto, falsità. Quello è il decreto 103. Quello è falsità. Quello è il decreto demagogia. 103, 28 sì. dicembre 2018. Grazie a 300 Dio, c'eravamo noi, se no 300 questo... e rotte pagine. Hai voglia. 300 e rotte pagine, non è grazie a voi, grazie all'onorevole Vincenzo De Luca. L'hanno scritta la Commissione Sanità e tutta la Regione Campania in quel decreto. Non c'è solo Rocca d'Aspide. Rocca d'Aspide è un punto di 300 e rotte pagine. Non so se le ha lette. A un certo punto dice: considerato cardio pain, considerato il pronto soccorso. Cioè noi andiamo a dire alla direzione generale: guardate che avete fatto questo, grazie, lo sanno. Queste non sono cose che abbiamo fatto noi. Qui presenti nessuno ha fatto cardio pain, ha fatto il pronto soccorso, ha fatto le cose. Stiamo dicendo una cosa scontata alla direzione generale dell'ASL, lo sanno. L'hanno fatto dirigenti loro, impiegati dell'ASL, hanno lavorato per l'eccellenza. Perché l'ospedale di Rocca d'Aspide è un'eccellenza e l'eccellenza non gliela dobbiamo ricordare noi, perché la fanno gli operatori sanitari tutti i giorni nei loro sacrifici. E quando scrivete considerato che i punti successivi, modificateli, perché non sono nell'elenco, non vanno a seguire, ma vanno spostati, vanno traslati, perché sono una considerazione che va dopo pasti solo considerare che è scritto anche impaginato pure male. Poi si fa riferimento naturalmente ai nostri post, il nostro post, voglio chiarirlo una volta per tutte, perché si fa riferimento a cosa è successo a Eboli. Se voi vi ricordate, in data 31 maggio io stesso ho detto c'è stato ieri un consiglio comunale con un tavolo istituzionale, vi siete dimenticati di scrivere, a quel tavolo e a quel consiglio c'erano Franco Picarone, Tommaso Pellegrino, cioè tutte le persone impiegate in maniera significativa nella maggioranza dell'onorevole Vincenzo De Luca, presenti a quel tavolo. Ora, io perché lo dissi all'epoca? Lo dissi non perché bisognava alzare il polverone, anzi, lo dissi semplicemente perché doveva essere, seppur ormai lo considero in ritardo, spunto di riflessione. Quel consiglio comunale lì doveva essere spunto di riflessione. E qui invece la critica che faccio, perché da un lato dico è giusto quello che dice il vice sindaco sul decreto 103, perfettamente, io mi sono letto ogni singola pagina di quel decreto, però quello che voglio dire è che l'atteggiamento che non abbiamo capito è perché prendere l'intervento sbagliato, per carità, sui contenuti, ma l'intervento di Minervini e tagliarlo,
Se voi andate a risentire, ecco il motivo per cui noi siamo usciti con quei post. Perché quel post ha generato, purtroppo, spero che l'avete fatto involontariamente, quel post ha generato panico nella popolazione generale dell'ospedale, panico, nel personale sanitario. Voi fate panico, no, dico, il post. No, non mi deve sempre interrompere. No, se no mi fermo e basta. Avete ragione voi e stop, e finisce qui la storia. Vai. Il Mario Minervini, in quel posto lì che avete maldestramente tagliato. Perché maldestramente? Perché io me lo sono andato a risentire tutto il Consiglio Comunale di Eboli. Perché me lo sono andato a risentire? Perché a un certo punto, in quel post che avete inserito, Mario Minervini continua e dice e l'avete interrotto. La E in italiano, non in inglese, perché in inglese potrebbe essere la stessa cosa, ma la E in italiano pone due frasi sullo stesso livello, ok? Quindi la E di congiunzione congiunge il primo periodo che voi avete riportato su quel post rispetto al secondo periodo, che voi non avete riportato, e non capisco il perché. Perché Mario Minervini, nella fase successiva, dopo aver detto delle atrocità sulla chiusura dei reparti, che hanno impattato negativamente sul personale sanitario, che il giorno dopo mi chiamava a me, erano tutti spaventati, ministro della sanità, no, sono un umile medico di campagna, nulla di più, nulla di cosa, è soltanto perché si crea il dialogo, e voi... E voi, è inutile creare in questo momento l'ironia, perché su queste cose non si ironizza, sindaco. Sul lavoro che fanno tutti quanti non si ironizza, c'era una E di congiunzione che lui dice, queste cose non le farò mai perché non spetta a me farle, non le posso fare dove io. Dove ha detto che non le farà mai? Nella frase successiva. Come ha detto? Testuale, leggi la testuale. Testuale, non ce l'ho davanti. Ah, non c'è. Gliela sto riportando così come testuale, ha detto. E non spetta a me farlo, vuole saperle come dice? Questo dice. E non perché l'avete tagliato? Perché l'avete tagliato? Avete generato panico. Poi le pazzielle le facciamo noi, per carità, l'amor del cielo. Questa non era una pazziella. È stato tagliato. Pazziella. Ma mi dispiace perché nei contenuti, quello che il vice sindaco voleva dire era corretto. Però quel video lì ve lo potevate risparmiare. Perché voi siete l'amministrazione. Quel video lì, se lo portavate per intero, già era sbagliato, perché di per sé si creava un senso di panico. Quel consiglio comunale non era la commissione sanità, non si decideva nulla. Abbiamo solo generato panico nella popolazione dell'ospedale. E questo mi dispiace. Questo mi dispiace purtroppo. Perché bastava o pubblicarlo per intero o non pubblicarlo proprio. E ritorno sull'ultimo discorso, il discorso dell'illegittimo. Perché ripeto, io al posto di illegittimo avrei scritto formalmente scorretto, atroce, brutto. Scendere sul campo dell'illegittimo, dobbiamo valutarlo per bene. E non avete spiegato il perché, se non dire compensazione in entrata. Allora, la compensazione in entrata riguarda la mobilità, il concetto di mobilità compensativa. Quando si crea la mobilità compensativa? Ci sono, sindaco, lei le conosce sicuramente meglio di me, varie leggi in tal senso. Mobilità compensativa viene regolata dall'articolo ex articolo 30, passaggio diretto di personale tra amministrazioni. La mobilità a compensazione viene regolata anche dalla nota del Dipartimento della Funzione Pubblica 2015. Quando si viene a creare? Si viene a creare nei casi di domanda congiunta di compensazione, cioè la fase della procedura di cambio compensativo si viene a generare quando c'è una mobilità volontaria, cioè io dipendente, facciamo il caso più semplice, io dipendente della stessa azienda, che può essere azienda sanitaria o qualsiasi azienda altra X pubblica, decido di spostarmi in un'altra sede. Che cosa mi chiede il direttore generale? Sì, io ti posso pure avallare lo spostamento, però ci deve essere una persona che dall'altra sede viene da noi. Se ciò avviene, io posso anche avallarti. Ma sempre in quel comunicato stampa del 30 giugno, io non vado agli atti, perché gli atti non li avete riportati voi e io non faccio nessun riferimento agli atti. Sempre in quel comunicato stampa voi scrivete, ribadite, che quel trasferimento, l'ultimo, perché gli altri sono avvenuti quasi un anno fa e ci stiamo svegliando adesso, politicamente e strategicamente parlando, per volontà del direttore del personale dell'ASL. Quindi quel trasferimento lì a cui si fa riferimento non è avvenuto per mobilità di compensazione, perché non era un trasferimento ufficialmente volontario, almeno in base a quello che avete scritto voi in questo comunicato stampa. Avete scritto che è stato il direttore generale a sceglierlo. Ora, lo ribadisco, il direttore di un'azienda generale può, sulla base di migliaia di ragionamenti sanitari, valutare purtroppo degli spostamenti. Ecco perché io dico, non è giusto e corretto scrivere illegittimo, ma sarebbe tutti gli aggettivi negativi di questo mondo, scorretti,
però non è legittimo, perché non possiamo documentarlo, almeno rispetto a quello che avete detto voi. Mobilità per compensazione. Questo è il discorso che io voglio dire in questo momento, soprattutto riferendo a quello che è avvenuto 8 mesi fa, che gli altri sono avvenuti già da un anno, ci stiamo svegliando adesso. Il direttore, purtroppo, l'unico motivo per poter scrivere illegittimo è se un direttore di un'azienda ha fatto questo secondo obiettivi che non sono quelli che gli arrivano a cascata dall'alto, ok? Cioè dal presidente della regione, se vogliamo dirlo in maniera precisa. Se ha agito secondo interessi diversi, che non sono gli interessi sanitari, allora in quel caso avete ragione voi. Ma negli altri casi, articoli, ve li ho letti, riguardano la mobilità per compensazione, non serve ridere, sindaco, qui io sto riportando tutto ciò che riguarda quello che avete scritto voi, quello che avete scritto voi sull'argomento. L'illegittimità va valutata e sulla la luce di quel comunicato stampa che avete scritto, ufficialmente potrebbe anche non essere illegittimo se non fosse che quel direttore si è mosso da interessi non sanitari. Quindi scorretti, e lo sottolineo, scorretti, ma non è detto che siano illegittimi, motivo per cui io vi dico, non serviva la procura, ritiriamo la procura, torniamo sugli atteggiamenti istituzionali, ritorniamo lì e vi do un suggerimento. Ve lo do un suggerimento, lei l'ha accennato prima, sindaco, e dobbiamo fare quello, il direttore generale è cambiato. Ora, arriva il direttore generale nuovo, si trova questa delibera, l'esposta alla procura, che atteggiamento può avere un nuovo direttore generale nei nostri confronti? Io voglio scendere su ragionamenti terra terra, io non sono abituato a sproloqui in questa assise, a teatralità, io sono abituato a ragionare terra terra.